Buonasera! Oggi partiamo con una notizia che riguarda tutti quanti noi, fresca, fresca! Più che fresca, fresca, calda, calda direi. Condizionatori dal 1° maggio, via le nuove regole, limite 25 gradi e multe salate. Infatti, da ieri i lavoratori hanno acquisito un nuovo diritto. Sì, il diritto di ascellarsi sul posto di lavoro, squagliarsi. Sì, si chiama operazione termostato. Anche meglio conosciuta come la sagra dell'ascella pezzata. Cioè, praticamente... da oggi accendere un condizionatore è più rischioso che accendere una canna. Esatto. E tu te le immagini, in Sicilia, 15 d'agosto, 40 gradi all'ombra, la savana. E tu sei lì davanti, in ufficio, davanti al condizionatore, e arrivano i vigili urbani. Circolare! Forza, forza, via, le transenne, forza, circolare! Che sta facendo lei? Che è impazzito? Perché? È impazzito? Mi dia subito documenti personali, libretto di istruzioni del mezzo e carta di circolazione dell'aria. Ma del computer, della macchina? Fa lo spiritoso? Non ho capito. Del condizionatore? Del condizionatore? Ma chi ce l'ha questi documenti? Non ce li ho. Oh, non ci sono problemi. Arrivano, fanno, arrivano. Sono 460 euro. Quanto? Vabbè, non puoi chiudere un occhio. Chiudere un occhio? Io l'ho visto quando stava andando la ventola. 18-19 gradi circa. Le ricordo che il limite in città è 25 gradi. Ma io non sono italiano. Sono tunisino. Non conosco le regole d'Italia. Sono 460 euro. Ora le conosco. Sì. Soffi qui dentro, forza. Che? Lei è visibilmente in stato di brezza. Ma guardi che io non l'ho bevuto, eh. Ho detto... brezza, non ebbrezza. Ah. Lei ha la temperatura di una lucertola. È perché sono di origini rettiliane. Noi proprio in famiglia... Ma non era tunisino? Dalla parte di mia madre è tunisino, dalla parte di mio padre Star Trek. Sono 460 euro. Grazie. E adesso facciamo il controllo dell'ascella, che no, è più pericoloso, perché indica da quanto tempo è acceso il condizionatore. No, non ci provi! No, non provi a occultare le prove! Mani in alto! Lei ha l'ascella asciutta. Lei lo sa cosa significa? Che ho detto alto l'al sudore? No, 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 no. Che sono 860 euro. Ma basta, ma guardi, ma lei non se ne rende conto? Ma noi qui mica stiamo in Valle d'Aosta, qui siamo in Sicilia, e in Sicilia fa caldo, 40 gradi all'ombra. Sono 165 ma euro. Ma perché? Mi sta sventolando le multe addosso. E quindi? È ventaglio al pubblico ufficiale. Senta... allora forse non siamo chiari. Lei lo sa chi sono io? Sono 85 euro. Ma perché? Si sta dando delle arie. Ma adesso basta, lo sai cosa le dico? Accendo tutte e quattro i condizionatori. Non ci provi! Meno 12! Voglio morire surgelato! Chiamate subito i corpi speciali! La SWAT! Lui è un complice di guerra! La dichiaro in arresto! Meglio, così almeno posso stare al fresco! Che sia chiaro, noi siamo a favore di tutte quelle iniziative pro pace, perché siamo pro pace. Sì, però dovete immaginare che in Sicilia realmente qualche volta arriviamo a 40-45 gradi centigradi. Quindi sicuramente potrete vietarci di abbassare l'aria condizionata, ma non potrete mai vietarci di andare in ufficio in mutande. Ah... ai, 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 i nonni hanno sempre ragione. Mio nonno diceva sempre: un giorno ci faranno pagare pure l'aria che respiriamo. E allora è meglio che ce ne andiamo, compa. Perché? Perché mio nonno diceva che un giorno ci toglieranno pure le mutande.